Vai. Partiamo dal tema pop. Pop. Ah. Pensavo pop art. Pensavo il buco dei totti, no? Ma il governo insiste. Sì, lo vediamo, lo sappiamo, lo leggiamo. Parlo quotidianamente con gli interlocutori che poi ovviamente leggiamo, che fanno delle dichiarazioni. Chiaro che il mondo dello sport è rimasto fermo all'unica, diciamo, certezza ufficiale, che è stata quella di non poter realizzare l'impianto a Cortina per noti motivi, i costi sopraggiunti, la non possibilità di rispettare il cronoprogramma, le penali ovviamente di un'eventuale ditta che poi non si è mai trovata che facesse i lavori. È chiaro che noi non abbiamo altro che praticamente esternato, ufficializzato quello che a sua volta c'era stato comunicato. Ricordo sempre che questo è arrivato da un organo di governo, la Simico, che è preposta a costruire le opere. Non c'era solo questa, anche se a livello sportivo era l'unica opera pubblica ex novo che si faceva, le altre cose sono impianti, strutture, strade, insomma, migliorie riguardo ai cittadini di quei territori. Nel momento esatto in cui il CIO ovviamente ha preso atto e non poteva che formalizzare questa decisione, poi è uscita fuori questa ipotesi di Cesana. Il CIO non ha fatto altro che ribadire quello che ha detto chiarissimamente sia nell'executive board che nella sessione del CIO di Mumbai. Perché? Perché per il CIO ovviamente sapete bene qual è il discorso sulla sostenibilità dei nuovi impianti, e loro partono dal presupposto che solo quelli che sono existing, cioè quindi esistono, e quelli che sono working, cioè sono in attività. Io quello che mi sento di sostenere, ovviamente sono sempre a favore del mio paese, del governo italiano, che laddove si dimostrasse, ma va sottolineato mille volte la parola dimostrasse, in un modo certificato, in un modo ufficiale, in un modo assolutamente acclarato, che per quella data che il CIO e le federazioni internazionali impongono, pretendono, perché sennò ovviamente le Olimpiadi non si farebbero, le devono fare i testi veri, c'è una pista in Italia che oggi è existing e che potrebbe diventare a brevissimo working, sono il primo ovviamente a provare a sostenere questa candidatura d'Italia, ma per fare questo serve un pezzo di carta firmato dal governo italiano, esatto, che si impegna sotto ogni punto di vista a rispettare date e fattibilità e a garantire quindi la realizzabilità anche sotto il profilo dei costi dell'impianto. A parte dell'opposizione sottolinea che insomma in Svezia c'era Sigulda, non era quindi una tragedia poi eventualmente? Sì, ma ovviamente non commento questioni di strumentalizzazione politica. Quello che è sicuro è che si va verso un'epoca, questo non vale solo per un impianto dello sliding center, che non è quello del Bob, Skeleton e Slittino messi insieme, dove diciamo, le nuove candidature, ma anche su altre discipline sportive, dovranno tener conto quello che sono delle possibilità di non stare nel proprio paese, per cui in quel senso non è uno scandalo, cioè, insomma, ne vedrete anche a breve di qualcosa del genere. È evidente che noi stessi per qualche motivo avevamo anche anticipato tutto questo, perché siccome non c'è una città o addirittura un luogo di montagna che può concentrare tutte le venues sportive come oggi lo richiedono i programmi in particolare invernali, noi avevamo fatto appunto l'Olimpiade dei territori, non a caso avevamo il 90% degli impianti già fatti. Poi vanno alcuni sistemati, ammodernati, omologati, eccetera. Se tu ci pensi a Terselva, Val di Tesero, Val di Fiemme, Livigno e quant'altro. L'unica opera che dovevamo realizzare pubblica era la pista di Cortina, e purtroppo, però quello che ci tengo a dire che è molto importante, intanto voi lo sapete, non è certo per altri fini, ma semplicemente per un puro spirito di dovere, di informazione, di realtà, anche se voi lo sapete. Lo sport è vittima di quello che è successo, cioè lo sport dopo 4 anni ha preso atto che chi doveva costruire l'opera, ripeto, una cosa pubblica, esatto, purtroppo per questioni Covid, guerre, costi, molti lavori, impegni col PNRR delle aziende, non lo so perché non è il mio mestiere, non ha potuto più garantire
la reagibilità. Tutto da capo. Prendo il problema del centro antidoping, non so se magari anche il governo ha preso in carico la questione. Sono rimasto a queste ultime lettere abbastanza drastiche da chi ovviamente ha oneri e onori a livello internazionale. È una partita che, come voi sapete, lo sport e il CONI è fortemente interessata in termini di servizio, di immagine e prestigio, ma questo dipende dal governo italiano, perché sapete bene che è cambiato il mondo, giustamente, legittimamente, mentre anni fa, oggi avete sentito la storia dell'istituto, era il CONI che aveva la responsabilità e anche per certi versi di gestirlo. Oggi ovviamente è un tema di controllore e controllato, tant'è vero che penso che vi ricorderete che proprio quando io arrivai, insomma, una delle affettuose problematiche, per non dire abbastanza, diciamo, di scandalo, che si chiamava Coninado, e questo era severamente vietato da quello che sono le normative internazionali. Poi è diventato Nado Italia e il governo che versa all'organismo, in questo caso la WADA, e con la sua struttura esecutiva, la ITA, che non è la compagnia di autonoleggio, che versa una tantum come tutti gli altri 205 governi del mondo, in base a quello che sono dei parametri, insomma, un po' legati al fatturato, a certi discorsi, eccetera. E ovviamente devi garantire che c'è un luogo dove processi tutte queste fiale e le conservi con tutte anche le nuove tecnologie che oggi impongono. E brillantissimamente gestito, lo dico di franchezza, dalla Federazione Medici Sportivi, perché è riconosciuto un'eccellenza, però se non c'è luogo bisognerà andare all'estero anche lì. Io più di dichiararlo, ma questi sono anni che ne parlo, sono quattro governi diversi che ne parlano, con tanto di lettere. Ma dico, anche qui i tempi sono stretti. I tempi sono molto stretti perché ovviamente mentre tu oggi puoi spostare l'istituto da qua e trovare un posto, non è compito mio, ma dello Stato, del governo, di chi ha la delega, un posto di dimensioni analoghe, tu per garantire quello che hai già scritto nell'host city contract di processare le provette durante le Olimpiadi, se mi ricordo bene Casasco mi ha parlato che tu passi da una media di circa 20-25 giorni a oltre 150, per cui le dimensioni e quant'altro lo devi fare nell'arco di poche ore, perché ovviamente gli atleti sono in gara. Addirittura che sta sulla tangenziale est, quella è stata visionata, vista? È stata visionata, gli organismi internazionali hanno detto che per loro va benissimo. Bisogna tutti i macchinari. No, il problema non è quello. Il problema è che tu la devi adattare con tutte le celle, le tecnologie, tutta una serie di dinamiche, di ingressi, di riservatezze, cioè non è il mestiere mio, però devi parametrare a quello che oggi sono degli standard che come una clinica, non so come spiegare. Okay.